Il solito bagno di folla ha accompagnato e caratterizzato la 488esima edizione della Festa della Pentecoste a Melfi. In città si celebra una delle pochissime feste in Italia in onore dello Spirito Santo e l'evento ricorda l'assedio dell'esercito francese nel 1528 alle mura di Melfi, difese dagli spagnoli di Carlo V. Nemmeno l'eroe boscaiolo Ronca Battista riuscì ad arginare l'impeto dei francesi, che costrinsero i melfitani a rifugiarsi nella selva dello Spirito Santo sul Monte Vulture, salvo poi fare un trionfale rientro in città grazie ai rinforzi spagnoli. La battaglia per l'egemonia del Regno di Napoli è la stessa che la proloco Federico II di Svevia ha riprodotto lungo le mura che dalla Porta Venosina portano fino al castello, gli stessi identici luoghi, teatro di quella che passò alla storia come la Pasqua di Sangue. Ancora una volta archibugi, fuochi, armigeri, sbandieratori, combattimenti all'arma bianca hanno riempito il centro storico di Melfi, tornata per 2 giorni all'anno Domini 1528. Atmosfere indimenticabili. Presidente Bufano, Pentecoste 2016. Siamo alla 488esima edizione della Pentecoste a Melfi e ancora una volta vogliamo far conoscere questa manifestazione che cresce tutti gli anni ai nostri amici, specialmente agli amici della Puglia, che già frequentano moltissimo questa città durante la Varola che si svolge nel mese di ottobre. Tenete conto che questa è una rievocazione storica di fatti accaduti nel 1928, quando i francesi assediarono Melfi e naturalmente fecero un eccidio che passò di 3.000 tra popolani e soldati, e che passò alla storia come la Pasqua di Sangue. Poi furono, ecco perché la Pentecoste, furono liberati dagli spagnoli il giorno di Pentecoste. E noi da quell'anno fatidico, l'anno successivo in modo particolare, celebriamo questa manifestazione e oggi siamo arrivati a una rievocazione eccezionale. C'è la presa della Porta Venosina esattamente dove è accaduto 500 anni fa circa, ci sono 4 chilometri di mura esattamente identiche a quelle, cioè uguali, sono le stesse, quelle esistenti all'epoca dei fatti, c'è il castello perfettamente identico, uguale, simile a quello che esisteva in quel periodo. Quindi tutti i fatti avverranno nei luoghi dove è avvenuta la storia.